Ben disposto il Parma in difesa con tutti i suoi uomini, salvo due. Ora viene avanti Pirlo, vediamo. Si ferma ancora, non ha Varchi, mette in mezzo questo pallone per Inzaghi. Inzaghi solo davanti al portiere, ancora Inzaghi, cade a terra, l'arbitro dà il rigore! L'arbitro dà il rigore per fallo di De Lucia Inzaghi. L'arbitro dà il rigore per fallo di De Lucia su Inzaghi. L'arbitro ha dato il rigore. E ora vediamo ancora, guarda Claudio, si libera. Mi sembra che vada sul piede, e può battere il rigore Gilardino. Mi sembra che sia andato sul piede. E c'è Ferretta che ha qualcosa da dire. E ora vediamo il rigore, va Gilardino. No, che no, è Cacà. Al 27esimo minuto, rivediamo ancora. Guarda il braccio sinistro, col braccio sinistro colpisce. E ora vediamo. Il calcio di rigore. Guarda. Il piede di Inzaghi, il piede destro termina la sua corsa, lo si vede chiaramente. Sinceramente devo essere onesto, non mi sembrava rigore in diretta. A rivedere l'immagine si vede che il movimento del piede di Cacà, la gamba, interrompe la sua corsa quando entra in contatto. Inzaghi, entra in contatto con la mano del portiere De Lucia. 28 minuti di gioco, c'è un calcio di rigore a favore del Milan. Cacà, l'altra volta la battuta sulla destra, vediamo, è pronto ad andare, musica e magia. Attenzione, tutto è pronto. Vediamo Cacà contro De Lucia al 30esimo minuto, al 29esimo minuto. Cacà contro De Lucia, musica e magia, attenzione. Il tiro, gol nello stesso angolo, 1-0, musica e magia. Cacà, 29esimo. Cacà al 29esimo minuto, il gol dell'1-0, caro Claudio. Cacà, vai a batterti il cuore, musica e magia. Ha ragione Claudio Lippi, prima di dire rigore o no, ho provato anch'io a guardare, ma il fallo del portiere, ha visto bene l'arbitro, si è vista la mano, ma ancora proteste, Pucci, ecco, ancora proteste da parte della panchina, Pucci ho visto, ancora, pensa un rigore di difficile decifrazione da noi, pensa cosa hanno visto in panchina Claudio lì. Sì, cosa ha visto anche il resto del pubblico, è chiaro che noi abbiamo il privilegio. Ancora sulla fascia, Marchionni può mettere in mezzo, attenzione dentro per Cresciano, pallone dentro, ed è lo stesso Nesta che poi riesce a tenere la palla viva ed allontanare dove può andare Aladino Gilardino. Aladino cerca di venire avanti, grande lavoro di Gilardino, buono lavoro dovrebbe darla, la dà a Cacà, bel contropiede 3 contro 4. C'è possibilità, viene avanti ancora Cacà, l'azione è bella, attenzione, Cafu dentro, attenzione, tiro, gol, 2-0, il Milan, grande azione, 1-0, il Milan, silenzio, il Milan, 43esimo, grandissima azione, il Milan, silenzio, il Milan, Cafu, silenzio, il Milan, Cafu. Pegaso dalle narici di fuoco, diagonale vincente, 1-0 per i ragazzi. Silenzio Claudio Lippi, il Milan. Sì, in effetti non sento arrivare qualche coro in questo caso dalla curva. Non so se ci sono sette idranti con acqua gelata. Sicuramente il gol di Cafu è servito anche a questo. Ci sono poche cose da contestare in questa partita. Ripeto Carlo, non entro ora nel dettaglio tecnico, mi auguro davvero che per sportività questa sera venga riconosciuto questo rigore di Pippo Inzaghi, perché tale era, e questa sera le televisioni, visto che anche questi da anni ci sono, servirà per come replay, serviranno per testimoniare la validità del primo gol. Seguiamo questo calcio di punizione ad opera di Seedorf. Pronto, ecco Seedorf, il tiro di Seedorf, gol bellissimo, Clarence, effetto serra, Seedorf, e ho accompagnato il suo grido, bellissimo, all'11esimo minuto, effetto serra, Seedorf, incrocio dei pali, e il nostro cuore si è riscaldato, un tiro sotto la traversa per effetto serra, Seedorf.
Sharraf, Claudio Lippi, che gol! E io sinceramente sono rimasto senza parole, basito, ma non perché è una cosa casuale, ma da come ha colpito la palla e dove l'ha messa, dove si è infilata. Più incrocio dei palli di così non poteva essere. Carlo, noi ogni tanto amiamo... Guarda la traiettoria morbida, precisa come l'arciere di Sherwood. Ogni tanto amiamo ricordare calci di punizione e gol simili ad altri. Guarda. Sicuramente non ti viene in mente il gol di Albertini contro...